Buonasera a tutti, siamo questa sera qui con il nuovo presidente del Bisalta, Danilo Campana. Presidente, le chiedo questo: questa sera siamo al ventennale del Bisalta, una società molto importante che ha costruito qualcosa di veramente particolare. Riunire tre comuni non è sicuramente semplice. Le chiedo cosa arriva da questa società, per lei qual è la sua posizione adesso, sia per il futuro che per queste società. Ok, allora io sono stato invitato a fare il presidente dai miei collaboratori, sono già ormai 12 anni che sono in questa società e quindi sono stato molto lusingato da quando mi è stata fatta questa richiesta, e all'inizio devo dire che sono stato anche molto combattuto se accettare o no. Poi l'idea mi ha stuzzicato e quindi l'ho presa in modo positivo, e la volontà è quella di continuare appunto questo grande progetto che da 20 anni che va avanti con tante difficoltà, non lo metto in dubbio e nessuno lo può mettere, però si è riuscito a creare qualcosa di importante sul territorio che funziona con tutte le problematiche che ci possono essere, ma funziona, e il mio obiettivo è quello di continuare quello che hanno fatto i miei predecessori e quindi aggiungere qualcosa in più che possa fare bene al territorio, alla società e in primis ai ragazzi che vogliono intraprendere questo sport, che specialmente quando sono piccoli, quindi stiamo parlando adesso dei 2015, 2016, 2014, sono la vera passione che c'è nel fare uno sport. E infatti quando io ho l'opportunità di guardare questi ragazzi che giocano, bambini che giocano, è veramente una gioia grandissima. Esatto, un'eredità, lo dicevamo, importante anche prima, sicuramente c'è gioia, c'è voglia di creare un futuro roseo con questa società. Le chiedo quali sono un po' gli obiettivi del futuro, sia a lungo termine sia a breve termine, con la stagione poi imminente della nuova prima categoria. Ok, adesso arriviamo da una salvezza raggiunta e quindi sicuramente i progetti iniziano da adesso. Per impostare una stagione sicuramente per quanto riguarda la prima squadra più tranquilla, perché sicuramente non era il nostro obiettivo arrivare così tardi a una salvezza, però adesso che è stata raggiunta ragioneremo per il futuro e per far sì che il futuro sia positivo. Però per far ciò abbiamo bisogno del settore giovanile, il nostro settore giovanile vogliamo potenziarlo, vogliamo fare in modo che sia veramente la base del nostro futuro, dove potremo allevare la cosiddetta cantera per la nostra prima squadra, perché vogliamo creare un qualcosa che la prima squadra che sia legata moltissimo al territorio, che i vari tre comuni si riconoscano nella prima squadra. Noi ci teniamo, e questo ci tenevano già i predecessori miei, però ci tengo particolarmente io, e questa è una cosa a cui io ci lavorerò molto con tutto il mio staff che mi supporterà sicuramente. Assolutamente sì. Poi ultima domanda, poi giuro, lasciamo tranquilla. È una stagione quella che ci si affaccia, sarà importante, un po' di rinascita, un po' di vedremo cosa succederà, perché abbiamo visto cambio dirigenziale, adesso c'è stato anche il cambio di allenatore durante il corso della stagione. Ci sono idee chiare per quanto riguarda la società, lo staff e i giocatori? C'è ancora qualcosa da definire? Devo essere sincero, ci sono molte cose da definire. Abbiamo le idee chiare sui nostri obiettivi, come ho appena detto, però dobbiamo sederci a un tavolo e fare le cose con calma, perché le cose con calma sono quelle che vengono meglio e sono quelle che portano frutti a lungo termine. Non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo avere né la presunzione né chissà quale smania di ottenere risultati subito. Poi se arriveranno ben vengano, però dobbiamo ragionare, dobbiamo fare delle valutazioni e di conseguenza le cose verranno fuori, io ne sono sicuro. Io sono
è una delle mie prerogative, il lavoro paga sempre, quindi voglio fare le cose con calma, vogliamo fare le cose con calma. Ultima cosa, poi giuro, da qua a 20 anni, abbiamo passato 20 anni col Bisalt, da qua a 20 anni quale può essere l'obiettivo più alto da raggiungere? Magari un obiettivo quasi impossibile, ma che potrebbe far sognare una Questa società. È una domanda molto particolare, non posso dirlo. Io ringrazio il mio predecessore Gabriele, che è stato presidente per 20 anni, e devo dire che io non li farò sicuramente 20 anni, però sono sicuro che tutto ciò che verrà per il Bisalta sarà tutto propositivo e qualcosa di con cui la popolazione dei tre comuni, i ragazzi si riconosceranno sempre. E poi se avremo la fortuna di arrivare in promozione sarà una gioia per tutti, per i ragazzi, per lo staff che ci mette tanto impegno, e io sono l'ultimo, non il primo, sono l'ultimo, però lavoreremo per far sempre il meglio. Grazie mille Presidente. Prego. Grazie mille. Grazie.